commentare. Ciao Virginia Rocco da Pavia, grazie per aver replicato la mia ricetta del cordone, bravissima, guardate qua che spettacolo, veramente buono, brava, i miei complimenti. Ragazzi miei, oggi vi porto un bel farrotto. Cosa significa? Un farro cucinato come un riso, quindi farro, riso, farrotto, risotto. Seguitemi e vi faccio vedere tutti gli ingredienti che servono per questa bellissima ricetta, semplicissima. Seguitemi amici miei. Per fare questa splendida preparazione abbiamo bisogno salsicce, aglio, una manciata di pomodori, un rametto di rosmarino, sedano, carota, cipolla per il brodo, 4 patate di media grandezza, un filo d'olio d'oliva, un goccio di vino per sfumare, sale e il nostro farro perlato che abbiamo accuratamente lavato o sciacquato sotto l'acqua corrente. Proseguiamo con la preparazione! Per prima cosa cominciamo a pulire le nostre verdure per il brodo, per poi tagliare la patata, per poi preparare la salsiccia togliendoci il budello e condendola per poi andare a fare la cottura vera e propria di questa semplicissima ma molto caruccia ricetta. Seguitemi e capirete tutti i passaggi. Andiamo! Adesso che abbiamo pronta tutta la preparazione base di questa ricetta, andiamo a cuocere il nostro farro perlato, come se fosse un vero e proprio risotto. Padella vuota, mettiamo il farro, lo facciamo tostare leggermente, un po' di vino e poi piano piano andiamo avanti con tutti gli ingredienti. Seguitemi e vi faccio capire. Andiamo! Che il nostro farrotto è cotto a puntino. Questa è la mia preparazione. Il farro è cotto, andiamo ad impiattamento. Questa è la mia interpretazione del farrotto salsicce e patate. E anche per oggi quest'altra ricetta è terminata, amici miei. Spero che con questo farrotto vi ho fatto un po' divertire. Mi raccomando, spaziatevi anche col farro e la stessa cosa anche con l'orzo. Dategli sapore, colore, divertitevi e mandatemi le vostre foto. Ci vediamo alla prossima.
alla prossima puntata. Ciao!